E Radio Radicale, siamo con Piero De Luca, capogruppo in Commissione Politiche dell'Unione Europea, per parlare delle questioni europee, visto che tra l'altro domani la Meloni viene qui a Montecitorio. Allora, ci sono parecchie questioni aperte e una di queste è quella del MES. Allora, il meccanismo di stabilità non verrà, diciamo, ratificato il 14 dicembre, era già stato spostato dalla fine di novembre al 14 dicembre, la Lega si è opposta. Allora, come ha trovato questo tipo di strategia e soprattutto adesso che cosa succede? Ma la strategia del governo e della maggioranza è una strategia di puro masochismo e autolesionismo politico. Sono mesi che il governo Meloni, la maggioranza di destra, rinviano la discussione sulla ratifica di uno strumento che migliorerebbe profondamente l'impianto del MES attualmente in vigore, perché ricordiamo, si sta discutendo della modifica, della riforma di uno strumento che attualmente rimane così com'è oggi. E la modifica, la riforma migliora profondamente l'impianto perché consente di rafforzare il dialogo con la Commissione, col Parlamento europeo e soprattutto prevede l'introduzione del cosiddetto backstop, cioè una garanzia con fondi appunto europei del fondo di risoluzione unico bancario, che vuol dire in altre parole tutelare i risparmiatori europei e italiani in caso di crisi bancaria. Tutto questo processo vede l'Italia ultimo fanalino di coda in Europa perché è l'unico paese che ancora non ha proceduto alla ratifica di questa riforma, che pure ha sottoscritto, eppure ha negoziato quando era Salvini vice premier del governo Conte, l'ho ricordato in aula qualche anno fa, e lo fa oggi col governo Meloni solo per ragioni ideologiche, perché per anni ha raccontato una fake news, secondo la quale la riforma del MES sarebbe stata devastante per i conti pubblici del nostro paese o per l'economia italiana. Non è così, se ne stanno rendendo conto, non sanno oggi come uscire dall'imbarazzo che li vede spalle al muro a Bruxelles, perché sono profondamente indeboliti da un punto di vista dell'autorevolezza e della credibilità sui tavoli negoziali rispetto alla riforma del patto di stabilità e rispetto alle tensioni interne, perché ovviamente c'è, cioè, da un lato abbiamo la Presidente del Consiglio, lo stesso Ministro Giorgetti, Forza Italia, che spingono per una ratifica della riforma del MES, altre forze politiche come la Lega invece ritengono utile piantare una bandierina ideologica, per cui le tensioni interne stanno portando l'Italia a sbattere, a perdere di credibilità e a indebolirla sui tavoli europei e soprattutto stanno portando a indebolire, diciamo, l'Eurozona rispetto a una riforma che migliorerebbe profondamente la stabilità italiana ed europea. Lei ritiene che sia sbagliato collegare questa ratifica al confronto sul patto di stabilità? Noi per tanti anni abbiamo evitato di fare questo tipo di scelte, porre dei ricatti, ci siamo tenuti sempre molto prudenti, però secondo molti osservatori questo tipo di strategia non ha pagato. Ma assolutamente sì, è un, diciamo, ricatto politico che, sebbene Durigon o altri esponenti della maggioranza lo neghino, è quello che il governo sta facendo, ma che non sta producendo i risultati che Lei si parla di ricatto, aspettavano. non contrattazione. Ma lo è, perché stanno ponendo una sorta di, diciamo, do ut des sul tavolo negoziale europeo che non agevola per nulla il negoziato stesso e non sta migliorando la posizione italiana, perché l'Italia sta semplicemente perdendo credibilità sui tavoli europei rispetto a una riforma del patto di stabilità che invece necessiterebbe di uno Stato, di un'Italia più autorevole e più credibile. Non è migliorata la posizione del nostro Paese e i ritardi con cui si sta arrivando alla definizione, speriamo che si riesca ottenere questa definizione entro l'anno della riforma del patto di stabilità, lo dimostrano. La verità è che devono piantare bandiere ideologiche, devono continuare, la destra preferisce continuare a fare propaganda piuttosto che pensare agli interessi dell'Italia e questo dal nostro punto di vista è davvero inaccettabile ed è autolesionista, come abbiamo detto e come stiamo ripetendo a più riprese. Considera una buona notizia la valutazione che ha fatto dell'Ecofin dei progetti italiani sul PNRR a cui è stato dato il via libera, cioè la riforma, cioè la revisione dei progetti. Sì, diciamo il governo Meloni ha perso mesi interi a modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ricordiamo ben 144 progetti sui 349 in essere, piuttosto che attuare e accelerare l'attuazione dello stesso. E i ritardi che abbiamo rilevato nei mesi scorsi e che stiamo rilevando anche rispetto alla quinta rata lo testimoniano purtroppo drasticamente. La riforma è stata approvata, ciò non toglie che ci sono nelle modifiche che il governo ha portato sul tavolo
tavolo di Bruxelles, della Commissione, del Consiglio, dei disastri, dal nostro punto di vista, enormi, perché si tagliano oltre 1.000 posti di nuovi asili nido, si tagliano 500 progetti di case ospedali di comunità, si tagliano 10 miliardi di euro di progetti di investimento dei comuni in riqualificazione delle periferie nei nostri territori, si sottraggono risorse alla valorizzazione dei beni sottratti alla mafia. Insomma, si va nella direzione esattamente opposta a quella che noi avevamo messo in campo strutturando e costruendo il piano, e non possiamo tollerare anche dichiarazioni da parte di esponenti della maggioranza secondo cui se l'opposizione contesta le riforme che la maggioranza ha fatto tifa contro l'Italia. Noi abbiamo tifato a favore dell'Italia come Partito Democratico quando abbiamo ottenuto oltre 200 miliardi di euro di risorse, quando la destra votava contro in Parlamento, quello il 15 luglio 2020. Oggi stiamo contestando delle modifiche che peggiorano profondamente il piano, perché sottraggono risorse a settori essenziali come quello degli asili nido, della sanità, degli investimenti nei comuni, per destinarlo altrove e per fare forse felice alcuni amici o alcuni settori o comparti cui intendono destinare risorse, sottraendole però ad altri settori che noi riteniamo strategici. Per cui il governo ha sbagliato profondamente nella revisione del piano e lo sta rallentando profondamente, per cui sta rischiando davvero di bruciare un'occasione unica per il paese, e ne continueremo a questo punto di vista a essere vigili, a chiedere sempre grande trasparenza e grande verità sui conti, perché di questa verità, di questa trasparenza non se n'è avuto contezza e non se n'è avuta per nulla in questi mesi. E dopo le europee arriva Super Mario, risolve tutto lui? No, concentriamoci sul lavoro da fare oggi, concentriamoci sul lavoro... Lei tifa per Mario Draghi? Ma io sono un sostenitore, un grande stimatore di Mario Draghi, l'abbiamo sostenuto come Presidente del Consiglio dei Ministri, ora non anticipiamo scelte che non spettano a noi, che comunque sono assolutamente premature. È una risorsa del Paese, è una risorsa dell'intera Europa, però dobbiamo in questo momento lavorare tutti insieme, concentrandoci sulle scadenze che abbiamo e sugli impegni che dobbiamo rispettare come Italia. E quello del PNRR è un impegno che non riguarda l'Europa, riguarda i nostri cittadini, e anche la riforma e la ratifica del MES è un impegno che migliora e tutela i risparmiatori italiani e restituisce credibilità al nostro Paese, quella credibilità che il governo Meloni sta facendo perdere definitivamente. Grazie come sempre a Piero De Luca del Partito Democratico.